bene sotto porta. Beltran, una sorta di velo da parte di Bonaventura. Nico Gonzalez calcia con il mancino, il pallone gira, è piazzato bene tra i pali, carne secca. Mangia un po' di campo, il pallone profondo per Belotti, ottimo, la sterzata del Gallo, cerca un'idea, va con il mancino a calciare, con i pugni, carne secchi, risponde, chiude anche con un po' di fortuna il terzino dell'Atalanta, riparte allora la squadra bergamasca, con Scamacca, pallone profondo, va Kup Meiners con il mancino, e con un rimpallo l'Atalanta si trova sotto porta e trova il gol sulla sfera, poi Ederson in chiusura, Beltran, attenzione perché l'Atalanta ha riguadagnato un buon pallone sulla mediana, De Ketelaere prova a dare forte pressione portando il pallone, lo appoggia per Scamacca, il destro di Scamacca e c'è il raddoppio dell'Atalanta. Col quale poi Beltran viene anticipato. È roba da cartellina arancione questo, eh. Fischietto tra la bocca, non è gol. Che può andare a puntare Milenkovic, diventa sul destro, piattone dentro per Kup Meiners, va lui a giocare, ad inventare, Terracciano è bravissimo a chiudere lo specchio della porta, rapidità e accelerata con la sgambata e la sgasata di De Ketelaere, intervento di Milenkovic su Scamacca e arriva il cartellino rosso da parte di La Penna ai danni del centrale difensivo della Fiorentina. Serve un buon pallone sul secondo per lo stacco di Martinez Quarta, arriva proprio adesso, Martinez Quarta! E andiamo in gol, l'abbiamo chiamata! Il cross, De Ketelaere la mette giù, mezza rovesciata di Scamacca e pallone che finisce in rete. Pallone che viene leggermente sporcato, Lukman con il mancino. 3-1 Atalanta. Scamacca apre per Lukman, piattone dentro per Pasalic, esce Terracciano, tocchetto sotto. E 4-1 dell'Atalanta. La Fiorentina ci ha provato veramente fino all'ultimo tuffo.